per me erano figure leggendarie, quindi era impossibile vederli come un'entità umana. Era veramente un punto di riferimento per tutti noi. C'era proprio un'atmosfera di qualcosa di potentissimo che stava nascendo. La capoccia comincia a muoversi con il DJ Time, baby! Are you ready? La musica che la gente voleva e che nessuno proponeva perché è ritenuta troppo estrema. Alla fine la passione ti restituisce quello che tu gli dai. L'idea di mettere assieme i ragazzi del DJ Time, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, è nata verso la fine del 2013. Stavo pensando a come organizzare la festa dei 30 anni della mia casa discografica, la Time. Nei miei vari pensieri ho detto la cosa migliore sarebbe riuscire a rimettere assieme il DJ Time. Giacomo Maiolini voleva fortemente che noi tornassimo tutti e quattro insieme, cosa che io in questi anni non ho mai voluto fare. E così ho iniziato ad incontrare Alberto, che durante il nostro primo incontro mi ha cacciato via, per modo di dire. La cosa più importante che a cui tenevo di più era riuscire a dimostrare a me stesso, prima di tutti, e magari anche agli altri, che ero in grado di fare altre cose, di non rimanere legato a quel mondo, a quella musica, a quel marchio, e quindi volevo fare altre cose. Questa cosa non si sbloccava, l'ho messa sul fatto personale. Ho chiesto ad Alberto di farmi un favore. Dentro di me ho detto finalmente, io ho detto Alberto, io ci sono. Da lì poi è partito tutto. Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta DJ Time, the program. Listen up. Be a go, no go for launch. Maron. Fongetta. Go. Prezioso. Go. Molella. Go. Albertino. We're go fly. Launch control, this is Houston. We are go for launch. This is the moment they've all been waiting for. This is the sound of DJ, DJ Time. Yes! E allora facciamo come facevamo quella volta. Ciao, sono Albertino. Ciao a tutti! Alba, Alba! Alba, Alba, Alba! In regia c'è Fargetta. Ciao Mario! E con noi naturalmente anche Molella e Prezioso! Buongiorno ragazzi! Ciao. Quando c'è stata la prima reunion in radio del DJ Time, mi ha dato una sensazione, un'emozione incredibile, perché sembrava di essere entrati nella macchina del tempo vera. Perché in realtà tutti e quattro i personaggi sembra che hanno dormito in frigo. Cioè la musica mantiene davvero giovani, ma proprio tanto giovani. E non solo fisicamente ma anche mentalmente, che è la cosa più importante. Io credo che sia un errore parlare del DJ Time come di un fenomeno musicale. La musica ha avuto un ruolo importante perché chiaramente era un programma con un'identità fortissima legata al mondo della discoteca, che stava nascendo peraltro in quegli anni. Però la vera differenza la faceva l'intrattenimento, cioè era un programma moderno dal punto di vista musicale, ma molto moderno forse ancora di più dal punto di vista della conduzione, quindi un programma che era prima di tutto molto divertente da sentire anche se non avesse avuto le canzoni, e poi al tempo stesso era molto propositivo da quel punto di vista. Un saluto agli amici della cassettina. Io non so se è vero, però un amico mi ha scritto che è andato in un negozio che vende ancora cassettine per comprare la cassettina da registrare oggi. Ha detto: oh, ma che sta succedendo, che le ho finite, tutti vogliono le cassette. Uno dei momenti che ricordo con maggior divertimento è quando Fargetta doveva cominciare, perché ognuno di noi aveva la sua sigla che era legata
anche le immagini visual, e quindi c'erano dei tempi stabiliti, no, da rispettare. È stato bello perché è successo qualcosa che uno spera che non accada mai, invece purtroppo è successo. E allora io toccava a me, e quindi è partita la sigla. E io cosa ho pensato bene di fare? La diretta Facebook. Era, lo vedo che passeggiava col telefono e che faceva le riprese su Facebook. Era, cioè, io l'ho guardato e ormai è pazzo completamente. Cioè, ma questo fa parte del personaggio. Perché il bello di Mario è la sua totale inaffidabilità. Ricordavo più i link che dovevo usare per splittare la chiavetta di Molella, e tu, cioè, veramente un disastro, non capiva più che cazzo doveva fare. Oh, allora vi spiego che questa era una roba preparata da Fargetta da mesi. Comunque Mario, devo dire che ha funzionato. Fargetta era un mio amico che giocava a calcio con me, e a un certo punto in radio si è liberato un posto e l'abbiamo preso, ma non come DJ o come fonico, l'abbiamo preso come rincalzo calcistico, perché lui era comunque uno che faceva la differenza in campo. Poi marginalmente faceva anche la regia, insomma. Devo dire che i primi anni era veramente un disastro, cosa che ha continuato ad essere anche adesso, che però lui riesce a compensare da una parte con una grande creatività e agilità, e dall'altra con una simpatia disarmante, per cui quello che per altri sarebbe un peccato mortale, per lui quasi quasi è una figata. Fargetta, sempre grande, Mario, Mario! Se la copri basterebbero 20 centimetri, sono sufficienti per permettere il passaggio. Troppo lungo, lo accorciamo subito, gli diamo una botta e lo chiudiamo qua. Il discorso è questo, che Fargetta inaspettatamente si è sentito in dovere di essere il regista dell'intero show e comincia insistentemente da qualche giorno a dare ordini a tutto il gruppo. Questa non è vera, perché, cioè, lui si è auto, capito, si è auto nominato. Io tacevo e tutti devono stare zitti, capito? Il problema è qual è? Che qua noi... è così la storia. Noi siamo quattro cazzoni, siamo amici da decine di anni e siamo sempre uguali fondamentalmente, per cui si ride, si scherza. Clima sempre molto goliardico, diciamo. Guarda, di giro. Guarda che uomo, guarda! E quindi avanti! E vero, sono in Italia! Cioè, l'avesse fatto oggi, probabilmente andrebbe in giro con il jet privato. Ha raggiunto le vette delle classifiche in tutto il mondo ed è stato 6 settimane al numero 1 in Inghilterra. Io mi diverto con queste cazzate, diciamo, no? Volevo uno strumento, il giradischi pesava troppo e allora ho scelto una chitarra, però una chitarra quale? Anche la chitarra pesa. Allora ho scelto quella di Guitar Hero perché pesa poco e l'ho mappata appunto col programma che uso in serata, Traktor, e il gioco è fatto. Allora, praticamente il primo tasto è il beat masher, vediamo. Poi il secondo è il filtro. Il terzo è il gator. Ovviamente se la muovi, jack, aumenta l'intensità, guarda. Il quarto è il delay. E l'ultimo è quello più boro, questo, l'auto bouncer. Giorgio Prezioso è un pazzo. E nella sua follia lui fa delle cose che magari ad altri non permetteresti neanche di fare. L'altro giorno mi ha mandato un file con
una mia immagine montata, screcciata, pasticciata. Screcciava così bene che nessun DJ dell'ambito rap, hip hop, diceva mai nulla su Prezioso. Voglio che cominci! Questo Prezioso è uno di quelli che mi scaricava mio fratello, cioè anche Don't Stop. Due fratelli Prezioso, Giorgio e Andrea, erano miei amici a Roma e Andrea era proprio il mio assistente DJ, il mio secondo nelle Notti del Veleno. E Giorgio era un ragazzino che veniva a vedermi mentre io mettevo i dischi e a studiare un po' i miei trucchi, quando facevo i mixaggi, eccetera. Per poi scoprire che era molto più bravo di me. Io andai a casa loro, la sua mamma aveva un negozio di parrucchiere, sopra il negozio di parrucchiere vivevano loro e la sua mamma era una grande sponsor di questi due ragazzi. Gli aveva comprato un bel impianto che io non avevo a casa. Loro avevano proprio due giradischi col mixer, avevano anche un sacco di dischi perché erano molto sostenuti dalla loro mamma in questa loro passione. E io vidi Giorgio che metteva i dischi, cazzo, mi impressionai perché era veramente impressionante, sembrava un americano, faceva tutti i riporti con i vinili, che io non sapevo fare, li facevo male. Tecnicamente era bravissimo, per me doveva partecipare ai DMC in tutto il mondo, era veramente un genio della tecnologia. Il nastro rosa lo mettiamo, eh? Io e Gigi, il Gigione, non lo mettiamo, ma che belli che eravamo, due cagnolini proprio. Oh, è promo, quindi non so se questa qua è la versione di Gigi o la mia, vediamo, aspetta. Sì, con l'inizio sempre di un quarto d'ora. Userò la mia, la sua fa gli inizi che durano un quarto d'ora. Questa, sì, questa la metto. Cazzo, il promo io di questo, non è? Sì, questa già me la immagino con la gente che la canta, anch'io la canto. È stato difficile scegliere tutte le canzoni da suonare durante il tour che abbiamo fatto del DJ Time, perché volevo inserire delle canzoni mie, perché lo sento come una sorta di concerto ormai, perché alla gente viene e le piace cantare le nostre canzoni, è un po' come quando vai a vedere Vasco Rossi e aspetti Alba Chiara alla fine. Quindi, avendo fatto molte canzoni, molte a mio nome, altre solamente producendo, tipo Gala, piuttosto che Sound Lovers o Mimmo Merelli, e poi non volevo mettere solo canzoni mie, quindi ho dovuto trovare un qualcosa che legasse le mie canzoni a quelle che mi piacevano di quel periodo. Il primo ricordo che ho di Molella è ad una festa di Radio DJ al Fu Rolling Stone di Milano, come sosia di Nick Cayman. Molella è il più tecnico dei quattro, io ho avuto anche l'onore, il piacere per tanti anni, quando avevamo la discoteca in Aquafan, di fare le serate facendo tra virgolette il vocalist con lui come DJ che metteva i dischi, ed è sempre stato quello con il quale mi sono trovato meglio, perché non c'era bisogno di spiegarsi, cioè sai che lui sarà sempre dentro e sarà sempre corretto e arriva dove ti aspetti che arrivi. 1, 2, 3, come on now! Pick up.
pam 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 pam, cioè, e ci stavano perfettamente. E quello fu il primo, almeno a mia memoria, il primo esperimento di mashup che ricordo, no? Perché le due canzoni andavano su perfettamente una sull'altra. L'ho abbassato di tono perché il mio era un pochino più alto ed è nato questo mashup. L'ho fatta sentire a Claudio Cecchetto, a Max, sono tra virgolette impazziti per questa cosa che non era mai successa prima, praticamente di mettere due dischi insieme. Ragazzine vestite da monella. L'unica cosa è che non mi hanno fatto firmare la SIAE, però va bene così. In questo regno dove tutto è permesso, lasciati andare, vedrai che anche se non cambia niente lo stesso, tu ti divertirai nella notte. Un ritmo che ti prende nella notte, ti sembra di volare nella notte, che batte, 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 che ti batta via lontano. Sì, sì, questo qua però un po' troppo, mi sa. È una situazione un po' così imbragata. Una minima incertezza, ce lo dite e ci fermiamo senza nessun problema. Però devi, no, quello che tu stai dicendo, se metti giù perché rimango è qua. The first two in the front, and you climb up, and now you do the two in the back. Ok, abbiamo due step, due step di ancoraggio. Ah, Giorgio, purtroppo il tuo è rotto, quindi ci sentiamo domani mattina. Vai, coglione! Vai, che ti diverti un po', vai, vai! No, no, non fare sta roba domani. Ragazzi, ma siete sicuri? Perché comunque, io lo vedo prezioso in palestra, quando si muove. No, vattene a fare il 4 e 5! Dimmi bene! Così camminando direttamente con i surf e non volevamo farci notare e siamo qua io, Fargetta, Molella, Prezioso, una volta così, che ne dite se facciamo un po' di DJ time? Yeah! Gli anni 90 sono stati gli anni di Beverly Hills 90-210, gli anni di Non è la Rai, gli anni del grunge anche, no? Quelle che tu hai detto, ma per me, per te e per tutti quelli che sono qui dentro, una cosa sola. Questo! Sono Albertino. Ciao Torino. Con me Fargetta. Ciao a tutti. Molella. Ciao ragazzi. Ciao. Prezioso. Ciao a tutti. Come avrete notato, abbiamo fatto un ingresso molto discreto perché a noi non piace per niente farci notare.